E poi partiamo. Partiamo da Yangon, al caldo, un bel viaggio per il nostro amico Monaco. Il viaggio all'inizio è un po' calduccio, poi l'aria condizionata fa il suo effetto. Come vedete si copre il Monaco e mi copro anch'io. E dopo un po' di ore arriviamo finalmente a Kalo, molto alto sul livello del mare. Ci accolgono i soliti frati che passeggiano, giovani, un bellissimo panorama, un po' fumoso, e soprattutto l'accoglienza delle donne che ci guardano e ci accolgono con molta, oserei dire molta, ma molta simpatia. Salve ragazzi, siamo a Kalo e il video che vedrete è dedicato al mercato di Kalo. E poi ci sarà qualche altro inserto sui intorni di Kalo, in particolare qualcosina su una particolare grotta piena di Buddha. Buona visione. Il mercato di Kalo è fantastico. Si può trovare di tutto, c'è una volta alla settimana e tutte le persone che vivono attorno a questa cittadina convergono il giorno del mercato per vendere tutte le loro merci. Principalmente stiamo parlando di un mercato alimentare, anche se attorno poi c'è la parte, diciamo, fissa, la parte che non cambia settimana dopo settimana, che è anche tutta un'altra serie di vestiti o prodotti di vario genere. I colori sono, inutile dire, si può vedere abbastanza bene, fantastici, e in particolare i fiori che sono bellissimi. Noi abbiamo girato un bel po' per questo mercato, naturalmente ad un certo punto abbiamo sentito il bisogno di settarci un pochettino, perché c'era molto caldo, pur essendo abbastanza alta questa località, e dopo esserci dissetati ci siamo ributtati nel bellissimo mercato. E i fiori? Non vogliamo parlare dei fiori? Bellissimi, colori meravigliosi. E tante banche che li vendono, e le donne vendono questi fiori che tutti usano. Non li conosco tutte le specie, ma sono bellissime. In particolare poi le orchidee che campeggiano in ogni mercato del Myanmar, oserei dire. Dopo il mercato siamo andati a visitare la pagoda, questa pagoda che in effetti nasconde e protegge una grotta piena di Buddha, naturalmente, centinaia e centinaia di Buddha. Ci siamo un po' addentrati in questa grotta, però francamente io avevo un po' paura che venisse fuori un qualche topone, qualche animaletto non proprio amichevole, allora siamo usciti, siamo tornati fuori, dove però c'era un sole bellissimo e soprattutto c'erano dei bellissimi fiori e dei bellissimi colori.